Sì, buonasera. Sì, abbiamo qualche situazione un po' particolare, qualcuno in valutazione, qualcuno sicuramente non l'avremo. Dopo l'ultima partita qualche problema ce lo stiamo portando. Sicuramente Paolo Rozio non è tra i convocati perché ha un fastidio non importante all'adduttore, però è sotto valutazione. Fausto Rossi in forte dubbio. Direi che anche lui molto probabilmente non partirà sicuramente dall'inizio perché anche lui è un problema sotto valutazione, non grave, ma non in questo momento da rischiare ai giocatori. Ci mancheranno i due ragazzi ovviamente che sono in nazionale. Spero di recuperare Kabashi, ho qualche giocatore che è un po' faticato, qualcuno che forse avrà bisogno anche un po' di riposare dopo un tour de force abbastanza importante. Potremmo vedere qualcosa di nuovo sicuramente domani, una partita per nulla semplice, come sappiamo perfettamente che tutte le partite ce lo racconta soprattutto le squadre che vediamo che perdono partite sulla carta facile, invece in realtà sono difficili. Comunque ci sono stati solamente 4 giorni di riposo rispetto all'ultima partita, è un tour de force che si chiuderà domani. Ma abbiamo tutte le qualità, la capacità, la forza e ho anche la rosa necessaria per poter sostenere anche questa partita. Mister, è una matricola essere nato 3.000, però mi sembra che abbia fatto due pareggi, una vittoria, poi una sconfitta contro la Torino, quindi a Sì. prescindere dal fatto che è una matricola che era per la prima volta da Reggiana affronta questa compagine toscana, insomma i numeri dicono che c'è da prendere con le mani. Assolutamente, poi oltretutto noi le partite le vediamo tutte e dirò anche che contro la Carrarese non meritavano assolutamente di perdere, anzi forse era la squadra che poteva anche vincere la partita. E conosco molto bene l'allenatore del Grosseto, allenatore che le sue squadre le fa giocare molto bene. Io credo che domani sarà una partita dove dovremo essere molto bravi perché forse il Tavernelle è una di queste squadre che gioca molto bene al calcio, ci farà correre molto, è una squadra che tiene molto il possesso palla rispetto alle altre squadre, molto probabilmente lo terrà anche più di noi. Vi dico questo, che terrà molto più la palla di noi, perché ha queste caratteristiche, noi dovremmo essere bravi, ad essere molto bravi in campo tatticamente, saper ripartire bene per cercare poi di portare la gara dalla nostra parte. Io credo che noi siamo una squadra forte. E alla fine dovremmo dimostrare di essere più forti. Soprattutto vista la partita con l'Alessandria ci dice che dobbiamo non lasciarla aperta la partita, chiuderla quando abbiamo le occasioni, perché sono tanto cambiano con molte e invece siamo arrivati solo Sì, l'ho voluta rivedere bene questa partita perché dal campo ho avuto una sensazione, in realtà rivedendo la partita ne ho avuto un'altra. Beh, il primo tempo sì, era chiaro che almeno sul doppio vantaggio, con un po' più di cinismo, potevamo esserci. Nel secondo tempo, effettivamente, abbiamo avuto 10 minuti dopo un errore singolo di un giocatore, dove abbiamo lasciato qualche spazio all'Alessandria, ma credo che siano stati 10 minuti, stop. Poi la partita l'abbiamo ripresa, è chiaro che abbiamo sbagliato tante soluzioni negli ultimi metri per poter chiuderla prima. Poi l'abbiamo chiusa alla fine, oltretutto con due ragazzi che sono entrati dopo. Bene, però questo ci dice cosa? Ci dice secondo me che ancora ci sono delle cosette da sistemare, da mettere a posto, ancora maggiore conoscenza. E voglio ancora di più della mia linea difensiva. Voglio ancora di più dei miei attaccanti, cioè si vuole ancora di più tanto. Però la partita con l'Alessandria è da interpretare bene perché sono stati 10 minuti effettivamente. Non può sembrare poi io purtroppo poi mi dicono che magari gli allenatori avversari giocano 10 minuti e pensano che potevano vincere addirittura la partita. Mi sembra un po' strano queste cose. Dico che potevamo fare meglio nei 90 minuti, ma abbiamo fatto per una gran parte del tempo una buona gara. però comunque resta un'indicazione che bisogna chiudere.
Assolutamente sì, ho sempre detto che qualsiasi sia il risultato di una partita c'è sempre da prendere il buono e il cattivo, in ogni partita c'è del buono e del cattivo, anche quando si vince. Quindi prendiamo questi aspetti, domani potrebbe essere che vediamo qualcuno, qualche ragazzo nuovo, e quindi c'è anche la curiosità, io credo che nelle prime 10 partite di campionato forse un 11 titolare ancora non ci sarà. Sono un po' tutti sotto valutazione, come sottovalutazione il mister sempre, ma la mia conoscenza deve aumentare ancora di più. Beh, sai, Paolo e Fausto sono dei giocatori che non è che lo dico io che sono i leader, è per militanza soprattutto, anche perché hanno dato sempre tanto a questa società sul campo, ovviamente, vi parlo. Sono due giocatori importanti sicuramente, ma credo che abbiamo altri giocatori che abbiano innanzitutto lo stesso valore morale e in più hanno anche la stessa forza tecnica. Anche l'anno scorso Paolo è stato fuori parecchio tempo perché ha avuto qualche infortunio, è stato sempre sostituito al meglio. Fausto mi dispiace perché avrebbe trovato un pochettino di continuità, però sulle 3 partite noi sappiamo che spesso qualche giocatore con un po' più di fatica lo fa. Credo che la risposta degli altri sarà buona, anche Moroni credo che si sia comportato bene in queste partite, c'è sempre Shaudone che è pronto, c'ho Sonny che ho bisogno di vederlo veramente in una situazione migliore, e anche Elvis che deve rientrare e ha accelerato un po' il suo rientro perché ha tanta voglia di dimostrare, insomma, quello che vale. Rimanendo un po' sulla formazione, intanto ha scontato il turno di squalifica, è il nostro centravanti titolare, perché l'abbiamo appoggiato così insieme al mercato. Pensi che sia venuto il suo momento oppure? Ma io credo che l'attaccante, al di là che è il nostro attaccante titolare in questo momento, non lo è, nel senso che non ha ancora avuto modo, anche per colpa sua, di non esserlo. È qualcosa da darci, ha qualcosa da darci. È chiaro che un attaccante non si può aspettare tanto, bisogna cercare di metterlo in campo, bisogna dargli minutaggio. Il nostro pensiero domani molto probabilmente è quello anche di farlo cominciare a giocare, dargli un minutaggio sicuramente maggiore, è da vedere se lo vogliamo fare dall'inizio, se lo vogliamo fare a gara in corso, ma il ragazzo deve entrare anche perché si sta impegnando molto, così come tutti gli altri. Devo dire che però sia da Lanini che da Rosafio, che da Pellegrini e da Varela stanno facendo perfettamente il loro dovere in questo momento, siamo comunque il miglior attacco, quindi non posso assolutamente dire che non stanno facendo il loro dovere, anche molto bene. Abbiamo ritrovato i gol del centrocampista e questo è un aspetto che abbiamo detto sin da subito che ci sarebbe bisogno un po' qualche gol in più del centrocampista e sono contento che è arrivato il gol di Nardi. Mi aspetto anche da altri, sicuramente. Questa è anche l'occasione per fare iniziare e proseguire un filotto di vittorie. Questa potrebbe essere la terza, perché poi ci sarà il mese di ottobre che è quello che misurerà appunto il cosiddetto fallimento. Sì, è chiaro, all'inizio, quando si parla all'inizio, si è guardato il calendario, si è pensato in un calendario tra virgolette facile, ma in realtà, come potete vedere, anche altri hanno avuto facile, ma hanno difficoltà. Queste due partite, sia questa che con il Fiorenzuola, credo che incontriamo due squadre che hanno delle idee di gioco importanti. E quindi mi è dispiaciuto, l'ho detto anche ai ragazzi, non poter preparare al meglio questa gara, perché comunque avevamo una fase di rientro per dei giocatori, di recupero, perché era una gara bella da preparare per un allenatore, perché di fronte avremo una squadra che gioca a calcio e ha delle belle idee. Sarebbe stato bello poterla preparare con un po' più di tempo, abbiamo provato a fare quello che è possibile, soprattutto da giovedì, devo dire, perché ho dovuto recuperare dei giocatori che hanno fatto 3 partite. Certo, l'abbiamo detto anche l'altra volta, sarebbe opportuno cercare di dare continuità di risultati.
perché come non mai lo sappiamo noi che la continuità fa parte, è molto importante dalla continuità sia per tutti, sia per la squadra che per l'ambiente, che per la società. E il nostro proposito sicuramente è quello, ma abbiamo le antenne dritte, cioè sappiamo perfettamente che domani non sarà una partita assolutamente semplice. Molto probabilmente potrebbe esserci anche un cattivo tempo, adesso non lo so le previsioni, ma molto probabilmente non dovrebbe esserci un bel tempo, quindi dovremmo fare attenzione. Mister, noi diciamo sempre c'è una reggiana che gioca o cerca del tricolore, c'è un'altra reggiana che gioca il tricolore. Però prendiamo questa reggiana che gioca il tricolore, che ritrova certezze, pubblico, gioca in un campo che conosce a memoria, dove può giocare a calcio. Questo è un Sì, aspetto. però non ne facciamo un uso che purtroppo è chiaro che in casa, io credo che più che le misure, il campo, io credo che tanti giocatori in casa abbiano un qualcosina in più, dettato anche un po' dalla storia di questi giocatori. È un campo sicuramente che ci mette nelle condizioni di giocare al calcio in maniera, insomma, e non si sbaglia, non si può sbagliare, cioè, non c'è l'alibi dell'errore. Su questo campo. È chiaro che mette nelle condizioni anche gli avversari di poter disputare una buona gara, su un campo importante. Devo dire che noi abbiamo sempre la nostra tifoseria che ci sostiene sempre in maniera molto calorosa. Però non ne facciamo una questione che in casa tanto vinciamo sempre, perché poi succede come quello già. Sappiamo già cosa è successo in casa nostra, quando non doveva succedere. Quindi noi no, assolutamente non facciamo conto sul fattore campo in casa, ma noi dobbiamo affrontare le partite tutte alla stessa maniera. E sappiamo, e lo ribadisco, domani dobbiamo avere le antenne molto, molto, molto dritte. Non accetterò mai un atteggiamento sbagliato della mia squadra o una sottovalutazione dell'avversario. Sarebbe la cosa peggiore per un allenatore. È proprio la cosa che un allenatore non può sopportare. Io non lo sopporterei. Piuttosto la squadra avversaria è più forte di me. Accetto la forza dell'avversario, ma non l'atteggiamento sbagliato. Mister, è un argomento che non so perché ti solletica molto, ma le tue squadre hanno sempre avuto un'identità di gioco ben precisa, un'organizzazione. Adesso ti si dice ma non giochiamo da squadra perché ti sei arrabbiato. Non so cosa significa giocare da squadra, però secondo me significa avere un'identità e ci vorrà un po' di tempo per avere un'identità, visto che hai una squadra nuova. Allora, il fatto di essere squadra è interpretabile. Io posso avere il mio pensiero di essere squadra, un'altra persona può avere un altro pensiero di avere squadra. Io credo che è squadra quando nel momento di difficoltà sa reagire. Noi abbiamo perso una partita a Siena, sicuramente non benissimo, abbiamo reagito con due vittorie. Questo vuol dire che c'è qualcosa sotto, c'è squadra. Poi c'è la squadra a livello tecnico, a livello tattico, quello sicuramente si può lavorare. Ma a mio avviso, piano piano, questa identità la stiamo trovando con le nostre caratteristiche. È molto chiaro che abbiamo cambiato il nostro modo di giocare, ma non perché io mi sono inventato qualcosa, ma perché le caratteristiche mi dicono che dobbiamo cambiare qualcosa. Proprio le caratteristiche dei calciatori.